Fratelli e sorelle Granata, buonasera. Saluto Luca che mi ha anticipato nel primo video e anch'io inizierò a parlare di calcio, di toro, di calcio mercato in questo nostro piccolo canale che si chiama Tafferu di Granata, perché lui un po' litighiamo. E parliamo di squadra pronta per il ritiro, una chimera che si verifica ormai da qualche anno e che puntualmente non arriva, perché l'allenatore del Toro, stranamente, l'allenatore che sceglie Cairon, ha sempre questi schemi cervellotici che hanno bisogno di tempo per essere assimilati e quindi la squadra deve essere pronta per il ritiro. Ma io lo dico sinceramente, negli ultimi da 5 anni a questa parte, da 20 anni a questa parte, la squadra pronta per il ritiro è una chimera, perché il mercato dura un'esagerazione, quest'anno fino al 5 ottobre, e pensare che si possa fare una squadra per il ritiro che inizia il 19 agosto, facciamo il 22 per comodità, la vedo veramente difficile. Avranno 2-3 giocatori, e già sono tanti, e Giampaolo dovrà iniziare a lavorare con quei giocatori, iniziando a inserire i giocatori che ha già in campo, in rosa, quindi i vari Segre, si spera, i vari Baraselli, che è rotto, i Belotti, il Zaza, i Linetti, speriamo, i Rodriguez, speriamo i Bremer, l'Inculu, e poi pian pianino inserire anche gli altri. Facciamo un'ipotesi che vi ha chiesto veramente, la vedo difficile, Schick e Andersen. Allora, entrambi sono impegnati in Champions League, quindi finiranno, se va bene per, se va male per loro, mercoledì, se va bene domenica. E pensare che il Toro possa comprarli prima del ritiro diventa veramente difficile. Quindi parliamo sicuramente di ottobre. Il mercato finisce il 5, il campionato inizia il 19. Gli acquisti arriveranno secondo me dal 10 settembre in poi, non prima. Prima arriverà qualcosina, arriverà Spero Inetti, arriverà Tor Rodriguez, arriverà forse Biglia che è al parametro zero e poco altro. Giampaolo dovrà iniziare con questi giocatori e poi dovrà pian pianino inserire gli altri. Non parliamo di inserire 30 giocatori, parliamo di inserirne 3, 4, 5. Quindi col tempo ci proverà. E togliamoci dalla testa questa idea che la squadra possa essere pronta per il ritiro, soprattutto dal 2020 in poi. Adesso vi saluto, è il primo video, speriamo sia rimasto bene e sempre forza Toro!